buongiorno a tutti. Credo che possiamo dare inizio a questa bella, straordinaria e interessante manifestazione con il primo adempimento, il taglio del nastro che vale tantissimo e che rappresenta tantissimo. Per una comunità che crede molto e ha investito e investirà ancora molto sui bambini e sui giovani. Io tralascio al momento i saluti a tutti gli ospiti, vorrei invitare le autorità, dai vicepresidenti della Giunta del Consiglio regionale, al dottor Letta, al sindaco, alla consigliera presente, a tutte le amiche, alla dottoressa dirigente scolastico, e facciamo questo primo passo. E la presenza della musica credo che rafforzi, renda ancora più bello e più significativo questo momento particolare. Grazie a tutti. Ecco il momento più bello, più significativo. Pronti? Forza senatore. Pronti? Tutti i testimoni, anche la comunità di Bugnara. Ecco qua, viva Bugnara! Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dio fonte di sapienza, il Verbo fatto uomo, Cristo Signore e lo Spirito di verità, sia con tutti voi. Ci troviamo qui riuniti per affidare al Signore questa nuova opera che accompagnerà i più piccoli a crescere nella conoscenza di sé, del mondo e della vita. Noi abbiamo tanti limiti umanamente ed è per questo che ci affidiamo alla cura di Dio, perché possa riempire tutte quelle nostre mancanze o quelle difficoltà e possa illuminare sempre il cammino di coloro i quali lavoreranno e riceveranno il servizio di questa nuova opera per la nostra Bugnara e per tutti i paesi limitrofi che vorranno approfittarne. Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e messosi a sedere gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Voi siete il sale della terra, ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si potrà rendere salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Non può restare nascosta una città collocata sopra un monte, né si accende una lucerna per metterla sotto il moggio, ma sopra il lucerniere, perché faccia luce a tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli». E insieme vogliamo rivolgerci al Padre con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. «Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio che ci dai la gioia di inaugurare quest'opera destinata alla crescita culturale delle nuove generazioni, fa che quanti vi converranno come maestri e discepoli ricerchino sempre il vero bene e riconoscano in te l'unica sorgente di verità e di vita. A te gloria, onore e benedizione, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, Signore di tutte le scienze, ci indichi le sue vie. Amen. Amen. Cristo, sapienza eterna, ci insegni le parole di verità. Amen. Amen. Lo Spirito Santo, luce beatissima, illumini sempre le nostre menti, perché conosciamo ciò che è buono e giusto e lo confermiamo con le opere. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio. Guardare al domani e al futuro in un paese che rappresenta il cuore vero dell'Italia. Con queste parole l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Gianni Letta ha inaugurato il nuovo edificio scolastico a Bugnara assieme a sindaco Giuseppe Lo Stracco e a senatore Luciano D'Alfonso. Tanta emozione nella cerimonia, anche un malore per uno dei presenti, fortunatamente nulla di grave. È un ottimo auspicio, perché inaugurare una scuola significa guardare a domani, significa guardare al futuro, e farlo in una giornata così bella, in un paese così bello che rappresenta il cuore dell'Italia vera, quei borghi antichi in cui si sono conservati non solo i cimeli dell'antica civiltà ma i valori dello spirito, e sono quelli che possono dare speranza all'Italia, e questa speranza è affidata alla nuova scuola di Bugnara. Intanto riconosco merito al sindaco. Chi sa investire sulla scuola significa che investa sul futuro della propria comunità. Grande merito al sindaco, all'impresa, alle maestranze, perché quando si inaugura un'opera di questo tipo che riguarda la formazione e l'educazione dei ragazzi significa scommettere sul futuro. Noi dobbiamo rendere tutto resistente sismicamente, poiché se lo facciamo dopo costa 6 volte di più e c'è il rischio anche del sangue e della perdita della vita umana. Questa bellissima scuola, modernissima, realizzata con le ultime norme antisismiche, veramente è stata dura, però sono orgoglioso di aprire una scuola fatta in questo modo, perché sin dall'inizio ci avevano prospettato una scuola con prefabbricati, però noi insieme all'UTR abbiamo preferito questo tipo di struttura, una struttura in cemento armato, una struttura sicuramente molto più solida. Sono emozionato, voglio appunto ringraziare tutti i sindaci che oggi hanno partecipato, questo significa veramente coesione totale. Il dottor Gianni Letta, che ci è stato sempre vicino a Bugnara, ma non solo a Bugnara ma a tutto il territorio. È un augurio che farò, anche che faccio a tutti gli altri sindaci, che anche loro devono il più presto possibile riuscire a organizzare e a realizzare strutture come questa. Il nuovo complesso si sviluppa in altezza di 3 piani, con una superficie di 1320 metri quadrati, un volume di 5300 metri cubi. La popolazione scolastica prevista è la scuola materna, di circa 50 alunni distribuiti in 4 aule, per la scuola elementare di circa 120 alunni distribuiti in 5 aule. Fra i tanti aspetti caratterizzanti figurano anche 2 ingressi separati, l'applicazione di tutte le tecniche che il superamento delle barriere architettoniche impone, un efficiente sistema di climatizzazione a pavimento radiante, e sistema di rinnovo dell'aria ambiente divisi per zone. Insomma, la scuola del futuro, e per Bugnara il sogno diventa realtà.